Qual è il suo modello implicito? La paura. Ci possono essere molte ragioni come l'essere assorbiti in se stessi, ad esempio. Se i tuoi genitori si fossero lasciati coinvolgere, cosa sarebbe successo? Avrebbero dovuto condividere se stessi, avrebbero dovuto aprirsi. Una semplice mancanza di interesse. Siamo tutt'uno. Se noi, anche per un solo secondo, ci illudiamo che non ci importa di qualcosa, in realtà cosa diciamo a noi stessi? Cosa succederebbe se invece ci importasse? Esattamente se ci importasse. Ci sono sempre delle eccezioni. State osservando un modello, che si va configurando abbastanza velocemente sotto i vostri occhi. Spesso quando ci scagliamo con rabbia contro qualcuno o quando qualcuno è rabbioso verso di noi, c'è dentro la paura. Quando ci sentiamo imbrogliati, quando c'è di mezzo l'egoismo, l'abuso, la possessività, il comportamento fanatico, cosa succedeva nel caso di comportamento fanatico? Chi l'ha citato? Paura. Se abbiamo paura nella nostra vita, quale può essere il modello implicito in questo? Immaturo, asfissiante, prevenuto, senza emozioni, depresso, senza speranza, ubriaco, debole. Vi sembra che queste caratteristiche potrebbero avere anche qualche altro modello implicito oltre la paura? La paura si può esprimere in molti modi. C'è sempre posto per le eccezioni e ne ho viste alcune, ed erano poche. Le molteplici espressioni della paura nella nostra cultura sono interessanti. Ad esempio, ho passato molto tempo in ambienti aziendali basati sul controllo. Era un controllo così stretto che se si fosse allentato anche solo per un momento, chissà cosa sarebbe successo. Cosa si affermava? Cosa si diceva agli impiegati attraverso quel controllo? Si diceva: io sono responsabile di quel che accade in questo reparto e se allento il mio controllo significa che voi impiegati venite ad avere delle responsabilità. Questo implica la paura, che gli impiegati possano comportarsi di conseguenza. La paura ha molte, molte maschere nella nostra vita. Questa diapositiva è stata scattata 6 anni fa. Rabbia, ferito, geloso, ego, aggressivo, controllo, bugie, mancanza di rispetto, sfiducia, prevenuto, non disponibile, infelice. Guardate quante parole sono simili a quelle che abbiamo appena usato noi. Se non lo sapessimo, potremmo affermare che veniamo tutti dalla stessa famiglia. Abbiamo tutti avuto a che fare con gli stessi modelli, molte maschere di un comune modello implicito, quello della paura. La paura è l'unico modello di mia conoscenza, che sia in grado di impedirvi di collegare terra, cuore, cervello, cellule. La paura si esprime in moltissimi modi nelle nostre vite. Arriviamo in questo mondo con un'antenna già predisposta, inserita nella memoria collettiva di tutti coloro che sono venuti prima di noi, piena di paure, ferite, rabbia, senso del controllo, mancanza di disponibilità, eccetera. Questo è il primo modo in cui ci è dato di conoscere noi stessi sulla Terra mentre siamo ancora nell'utero di nostra madre e ci risvegliamo sotto l'influsso di queste stazioni, credendo che facciano parte integrante di noi. Poiché non ci piacciono, sviluppiamo una carica emotiva negativa contro di esse. Ebbene, esiste un interessante procedimento, che voglio mostrarvi e svolgere con voi nelle prossime 2 ore. Per quanto tutte queste paure possano apparire diverse tra loro, alla fine si riducono tutte ad una o più combinazioni di 3 paure universali di cui gli antichi ci hanno dato notizia. La prima è la paura di essere abbandonati. Quante volte nella vostra vita avete provato la sensazione di essere stati abbandonati in questo mondo e dimenticati? Quasi tutti gli studi concordano sul fatto che, nonostante differenti retroterra culturali, etnici e geografici, esiste negli umani una paura quasi universale, secondo la quale quasi tutti ammettono di sentire che in qualche modo, in qualche punto della nostra antica memoria, molti miliardi di anni fa, siamo stati portati in questo mondo e lasciati qui a cavarcela da soli, tagliati fuori da tutto ciò che ci era familiare. Quella paura è annidata così profondamente in alcuni che non la riconoscono nemmeno. D'altra parte, invece, abbiamo ancora in noi la carica emotiva di ciò che significa per noi quella paura. Questo è un punto cruciale. Cosa succede se avete in voi questa carica e non sapete che tipo di paura si tratta?
Non ci svegliamo certo una mattina dicendo beh, penso che questa mattina, mi farò una tazza di caffè, mangerò un paio di toast e poi lavorerò sulla mia paura di essere abbandonato. Forse lo fate, lo so, ma di solito non è così. Ecco invece cosa succede. Noi viviamo creando rapporti capaci di riflettere le grandi paure che abbiamo, attraversiamo la vita creando relazioni con altre persone, siano esse storie d'amore, amicizie o rapporti di lavoro, che non potrebbero funzionare neanche fra un milione di anni e, quando non funzionano e veniamo lasciati, ci sentiamo devastati, sconvolti, annientati. Se vi sentite sconvolti a causa di un rapporto che giudicate fallito, in realtà i rapporti non possono mai fallire, questo è solo un nostro condizionamento, cioè quando vi ritrovate in un rapporto che non ha funzionato come vi aspettavate, vi sentite profondamente feriti ed è molto probabile che ciò che provate abbia ben poco a che fare con il rapporto fallito e che invece abbia molto a che fare con l'attivazione di una vostra antica carica. La paura dell'abbandono. Tale sensazione è quasi universale. Se siete spesso coinvolti in rapporti che non funzionano e siete sempre voi a venir lasciati e se quando ciò accade ne siete profondamente feriti, allora c'è una buona probabilità che quei rapporti siano collegati ad una delle vostre paure più profonde. O forse succede il contrario. Io ho degli amici che l'hanno vissuto. Avevo degli amici, quando ero ingegnere, che godevano di una vita di successo, piena di impieghi favolosi, matrimoni fantastici, bambini magnifici, poi si sono svegliati una mattina e si sono detti la mia vita è troppo bella, sarà meglio che faccia qualche cambiamento prima che mi accada qualcosa che mi faccia star male, così hanno lasciato il lavoro, oppure hanno attuato dei trucchi per lasciare la famiglia o per sabotare tutte le cose che funzionavano. Perché dal loro punto di vista era meglio togliersi dalla situazione che restarci aspettando di venirne feriti, è la stessa paura di prima che funziona all'inverso. Con questo vi ho descritto una delle nostre paure, la paura di essere abbandonati. Quasi universalmente esiste poi la sensazione di non essere degni di stare al mondo. Questo è prevedibile. Infatti, quante volte siete stati paragonati a quest'uomo Gesù? A volte ci si scherza sopra, a volte la gente dice ah sì? E come intendi arrivarci? Camminando sull'acqua? Oppure chi ti credi di essere? Gesù Cristo? E lì succede qualcosa. Quante volte ci hanno detto che, anche se facessimo il massimo nella vita, non saremmo mai all'altezza di quest'uomo. Ebbene, se non sapeste di avere voi la paura universale di non essere all'altezza, avreste sempre dei rapporti umani in cui mettereste in questione il vostro valore, vi trovereste ad avere degli impieghi che non gradite e quando vi chiedessero se vi piace il vostro lavoro rispondereste beh, non è esattamente ciò che vorrei, ma per ora va bene, serve a pagare le bollette anche se non è quello per cui sono qualificato. Oppure direste di un vostro rapporto amoroso beh non intendo sposare questa persona, in realtà non abbiamo molto in comune, non sono nemmeno sicuro del perché stiamo insieme, ma per il momento mi va bene così. Se razionalizzate c'è una forte probabilità che quei rapporti non facciano altro che riflettere le vostre aspettative di non essere all'altezza. O ancora entrate in una stanza piena di gente e improvvisamente vi sembra che tutti vi stiano guardando, forse anche così, e ciò vi rende nervosi. Perché? Che cosa significa? Che cosa vi dice? È la paura universale di non essere all'altezza. Esiste un'idea quasi universale che questo mondo non sia un luogo sicuro per viverci. Mia madre ed io ne parliamo sempre quando mi reco all'estero. Io le dico mamma, se proprio ti vuoi preoccupare, perché, anziché pensare a qualcosa di male non ti preoccupi che mi accada qualcosa di positivo? Lei mi risponde perché non è così che funzionano le cose. Ed io a mia volta beh, ma perché dovrebbe accadere qualcosa di male? E lei perché è successo ad altre persone? Perché mia madre si preoccupa che possa succedere proprio a me? Secondo voi questo mondo è sicuro? Avete fiducia implicitamente nel processo della vita? Chiedersi questo è molto importante, visto che stiamo per cominciare a lavorare sul codice della compassione. Nei loro testi più segreti, gli essenici hanno lasciato letteralmente dei codici. Ci hanno detto nell'abbracciare questi codici durante le vostre vite, voi diventerete compassione.
Uno di quei codici ci chiede di riflettere su come ci sentiamo nei confronti della vita. Se ci sembra che questo mondo sia sicuro o meno. Quando la mattina voi salutate le persone, chiamate, quando date un bacio ai bambini, li mandate a scuola o quando accompagnate alla porta le vostre mogli, i vostri mariti, che vanno al lavoro, pensate che li rivedrete alla fine della giornata? Oppure nella vostra testa c'è una piccola voce, che dice dovrei dar loro un bacio perché non li rivedrò mai più. Lo vedete alla TV e succede ad altre persone. Che effetto vi fa? Che sensazione vi dà? Lo scopo di questo piccolo esercizio è di capire che noi arriviamo in questo mondo ad un certo livello come delle tabula rasa e che questo fatto provoca svariate dinamiche. Poi ci vengono assegnate delle antenne, che ci collegano a tutte le credenze, le gioie, le paure di tutti coloro che sono venuti prima di noi. Così noi una mattina ci svegliamo, ci colleghiamo e crediamo che esse ci appartengono. Quindi noi incominciamo ad affrontare la vita attraverso la percezione degli altri, finché ciò non ha più senso per noi, finché scegliamo consciamente un'altra modalità per trascendere tutto questo. Quello che ho appena descritto sono le paure universali del nostro tempo con le quali siamo stati tutti sintonizzati. In un altro ciclo della storia umana si sarebbe potuto trattare di paure molto diverse. Nell'attuale ciclo, iniziato circa 200.000 anni fa, le paure universali sono queste: custodiamo in noi una carica emotiva storica e storicamente non lo sappiamo. Quella carica contiene la promessa che attireremo nella nostra vita proprio le cose che temiamo di più, per poter trovare la guarigione e l'equilibrio. Quindi noi attiriamo nella nostra vita proprio le cose che non vorremmo. Quando osservate la lista delle caratteristiche dei vostri familiari e trovate parole come critico, adirato, egoista, offensivo o controllante, chiedetevi quanti rapporti avete creato nella vostra vita adulta con persone che presentano quegli stessi modelli. Quanti rapporti di lavoro avete stabilito con persone che vi controllano o sono rigide? Quante storie d'amore avete costruito con quelle caratteristiche? Avete mai sentito dire che gli uomini sposano le loro madri e le donne i loro padri? Vorrei averlo saputo anch'io, perché nel mio primo matrimonio ho proprio sposato una donna che era nata lo stesso giorno di mia madre, quindi ho letteralmente sposato quelle qualità. Perché lo facciamo? Lo avete fatto anche voi? Esaminate, vi prego, le vostre amicizie adulte, le vostre storie d'amore e le vostre esperienze lavorative e notate che i modelli che vi piacevano di meno nei vostri familiari quando eravate bambini li ritrovate nei rapporti che create da adulti. Perché? Perché scegliereste di ricreare dei rapporti che riproducono proprio quei parametri dei vostri familiari che da bambini vi piacevano di meno? È molto probabile che ciò sia accaduto proprio perché non vi piacevano e perché ciò aveva sviluppato in voi una carica emotiva. Quella carica è come un magnete, che fa sì che voi attiriate le opportunità necessarie a ridefinirla. Gli antichi lo sapevano ed hanno usato tale conoscenza con grande abilità. I sette specchi e segni. Gli antichi esseni forse identificarono meglio di chiunque altro il ruolo dei rapporti umani, riuscendo a dividerli in categorie. È da distinguere fra sette misteri corrispondenti ai vari tipi di rapporto che ciascun essere umano avrebbe sperimentato nel corso della sua vita di relazione. Gli esseni li hanno definiti specchi e ci fanno ricordare che in ogni momento della nostra vita la nostra realtà interiore ci viene rispecchiata dalle azioni, dalle scelte e dal linguaggio di coloro che ci circondano. Fine del due lato della prima cassetta e inizio un lato della due cassetta. Il primo e il secondo specchio e seno dei rapporti. Il primo specchio dei rapporti è quello della nostra presenza nel momento. Il mistero del primo specchio è incentrato su cosa noi inviamo nel momento presente alle persone che ci stanno accanto. Quando ci troviamo circondati da individui e modelli di rapporto di comportamento in cui domina l'aspetto della rabbia o della paura, lo specchio funziona in entrambi i sensi. Potrebbe invece trattarsi di gioia, estasi e felicità. Ciò che vediamo nel primo specchio è l'immagine di quello che noi siamo nel presente. Chi ci è vicino ce lo rimanda, rispecchiandoci. Il secondo specchio e seno dei rapporti umani ha una qualità simile alla precedente, ma è un po' più sottile. Anziché riflettere ciò che siamo, ci rimanda ciò che noi giudichiamo nel momento presente.
se siete circondati da persone i cui modelli di comportamento vi provocano frustrazione o scatenano la vostra rabbia o astio, e se percepite che quei modelli non sono vostri in quel momento, allora chiedetevi: mi stanno mostrando me stesso nel presente? Se potete onestamente rispondervi con un no, c'è una buona probabilità che vi stiano invece mostrando ciò che voi giudicate nel momento presente. La rabbia, l'astio o la gioia che voi state giudicando. Pensiamo a quando varie persone impersonano gli stessi modelli per voi esprimendo rabbia ed astio. Vi è mai capitato di essere irritati o ansiosi, di arrivare da qualche parte e di salire in macchina rendendovi conto che avete fatto continuamente delle scelte sbagliate? In banca avete scelto la fila più lenta, avete sbagliato la rampa di accesso nel raccordo stradale, e ora mentre guidate vi ritrovate dietro a macchine che vanno a 50 km all'ora in una strada dove si potrebbe andare a 100? Può darsi che quelle persone vi stiano riflettendo ciò che siete in quel momento. Parleremo della realtà riflessa fra qualche minuto. Spesso il mistero del primo specchio rappresenta esattamente ciò che sta succedendo. A volte siamo in presenza di persone che ci rimandano come siamo in quel momento, e altre volte non è così. Allora la gente dice che gli specchi non funzionano. Invece funzionano, se abbiamo la saggezza di comprendere cosa ci stanno dicendo. Alcuni anni fa ho avuto la rarissima possibilità di vedere entrare nella mia vita 3 persone diverse durante lo stesso mese. Avrebbe dovuto essere un segno premonitore abbastanza chiaro per me. Quando 3 nuovi rapporti umani, diversi fra loro, si presentano durante lo stesso mese, è come una bandierina che dice: qui sta per accadere qualcosa. Credeteci. Uno era un potenziale rapporto amoroso, un altro era un potenziale rapporto d'affari. Il terzo era un misto di amicizia e di lavoro. Fu ciascuna di quelle 3 persone a venire da me, ognuno di loro mi aveva cercato. Questo avrebbe dovuto essere il secondo segno. Il rapporto amoroso riguardava una persona con cui avevo lavorato, avevamo passato molto tempo insieme e scoprendo vari interessi comuni, e stare con lei aveva senso per me. Non era tanto una potente attrazione magnetica, quanto la cosa giusta da fare. Il secondo rapporto, quello d'affari, era molto interessante. Ero occupatissimo a svolgere seminari a tempo pieno in quel momento e una persona, un uomo, venne da me offrendosi di curare gli aspetti logistici del mio lavoro, il che mi avrebbe permesso di fare altre cose che mi premevano di più, mentre lui avrebbe potuto svolgere compiti che gli riuscivano facili. Sembrava una buona idea. Il terzo rapporto era di amicizia e quasi di affari, e riguardava un bravissimo falegname che si offrì di prendersi cura della mia casa nel Nuovo Messico settentrionale durante l'autunno successivo, quando avrei condotto un gruppo in Egitto. In effetti avevo già cominciato a cercare qualcuno che abitasse nella mia proprietà, quindi anche quella mi sembrò una cosa giusta da fare. L'uomo mi disse che gli sarebbe piaciuto stare da me in cambio di servizi di falegnameria e di custodia della casa. Tutto mi accadde quasi contemporaneamente in un periodo della mia vita in cui ero veramente molto impegnato. Io decisi di farlo in quello stesso mese. Ciascuno delle 3 persone che erano entrate nella mia vita, ognuna di loro cominciò a farmi impazzire. Mi facevano veramente imbestialire. C'era un modello che mi si era presentato varie volte nella mia vita. Quando le cose mi rendevano furioso, io usavo la logica e mi dicevo: beh, sei solo stanco, hai viaggiato molto, sei sotto pressione, in questo momento, prenditi un'altra settimana di tempo, forse 2, per vedere come vanno le cose. Quindi partivo e l'ho fatto anche con quelle persone. Facevo un viaggio, tornavo una decina di giorni dopo e tutto era come prima, e allora ripartivo. Avevo una routine a quell'epoca. Facevo un viaggio, tornavo all'aeroporto di Albuquerque, mi fermavo al bancomat per prelevare dei contanti, andavo a prendere i miei animali dal veterinario, che li aveva in custodia, tiravo fuori l'auto dal parcheggio, facevo il pieno e guidavo per 4 ore fino a casa nel Nuovo Messico del Nord. Durante quello specifico viaggio iniziai la solita routine e non andai molto lontano perché, arrivato al bancomat dell'aeroporto di Albuquerque, alle 5 di pomeriggio, mi vidi recapitare il messaggio che sul mio conto non c'era più niente.
Sapevo che si trattava di un errore, e che il conto era ben fornito, perché mi era appena stato concesso un permesso di costruzione per un'attività da realizzare sulla mia proprietà ed avevo molti soldi a disposizione per questo. Quindi decisi che avrei verificato tutto il lunedì mattina successivo. Guidai fino a casa il lunedì mattina, puntualmente chiamai la banca dove mi dissero che non solo non c'era denaro sul conto, ma che avevo anche 71 assegni scoperti e che per ciascun assegno c'era una penale da pagare. Poi mi chiesero quando sarei potuto passare in banca a discutere la situazione. Ci andai immediatamente, uno di quegli assegni era all'ordine del mio caro amico Jerome e questo è il modo in cui ci siamo conosciuti. Tu sai la storia, ieri 5 andai in banca e chiesi cosa era successo. Mi risposero che c'era stato un prelievo per mezzo di un bonifico telegrafico, che non era stato autorizzato da me, nonostante la banca avesse creduto il contrario, e che tutto il denaro era stato prelevato fino all'ultimo centesimo. Quindi gli assegni che avevo già emesso erano scoperti e mi erano stati addebitati. Quando qualcosa del genere accade non c'è nessun senso nel razionalizzare. Non si può farci niente. Siccome non avevo neanche i soldi per fare benzina e per riprendere i miei animali dal veterinario, fui costretto a cercare di rendermi conto pienamente di cosa mi stava succedendo. Ricordo di aver pensato: santo cielo! Qui sta succedendo qualcosa di grosso. Avevo appena terminato di svolgere una serie di seminari nel nord-ovest del Pacifico durati circa un mese e gli organizzatori di quei programmi mi stavano dando mille ragioni per cui non c'erano ancora fondi per pagarmi. Nel frattempo l'uomo che viveva nella mia proprietà in cambio di lavori di falegnameria, questo è un argomento veramente molto delicato per me, diciamo che aveva scelto uno stile di vita, che non solo non corrispondeva a quello della nostra proprietà, ma era anche illegale nello stato del Nuovo Messico ed io gli avevo chiesto di cambiare stile di vita. Quindi tutte quelle cose mi accadevano contemporaneamente ed io mi sono detto: ebbene, se è vero, che gli specchi funzionano, ovviamente me ne vengono presentati alcuni in questo momento. Cosa mi stanno dicendo? Sono così andato a fare una passeggiata, non avevo molta scelta quel giorno, in una bellissima strada, che da casa nostra si inoltra per circa 4 miglia fino alle gole del Rio Grande ed è un meraviglioso santuario naturale. Lungo quella strada c'è un'enorme montagna, chiamata il Pico. Gli indiani raccontano un sacco di storie su quella montagna sacra, che segna la fine dei loro terreni di caccia. Avevo immaginato dei libri e condotto interi seminari su quella strada e poi ero andato a casa e li avevo trascritti al computer. Mi chiesi nuovamente se gli specchi funzionano, che aspetto di me stanno riflettendo queste persone? Sapevo che avrei dovuto trovare un filo conduttore COMUNE, trattino quindi cominciai ad analizzare cosa rappresentava per me ciascuno di quei rapporti. Analizzai molte possibilità e quando ebbi finito sapevo che ciascun rapporto era collegato ad elementi di onestà, integrità e fiducia. Quindi mi sono detto: se questo specchio è vero, se queste persone stanno riflettendo tali modelli di comportamento, mi stanno forse mostrando che in qualche modo io manco di onestà, di integrità o di fiducia? Ed ancora prima che io formulassi quella frase ero certo che non fosse così, perché quelle erano proprio le qualità che applicavo nel mio lavoro, esattamente quelle. Allo stesso tempo ebbi un'illuminazione, così potente e sottile, che mi fece realizzare questo: gli specchi non mi stavano mostrando come avevo pensato un riflesso di ciò che io ero nel momento presente, mi stavano invece proponendo un'immagine più sottile, lo specchio di ciò che io giudicavo in quel momento, lo specchio di come giudicavo, proprio in quel momento. Solo questo. Avevo in me una fortissima carica sull'onestà, integrità e fiducia. Era una carica tale che non ero disposto a permettere che esistesse in altre persone. Quando avete una carica emotiva su qualcosa, che cosa vi promette? Promette che la incontrerete nella vita. Io avevo quella carica. Ciascuna delle tre persone che erano entrate nella mia vita, ora lo so, era un potente ed abile maestro, che impeccabilmente ha retto uno specchio davanti a me riflettendo le mie cariche più potenti. Il processo fu relativamente breve, anche se sarebbe potuto durare per anni. Forse era stato davvero così, forse quegli specchi mi erano già stati mostrati per molto tempo a dei livelli tanto sottili, che non li avevo riconosciuti.
Poi erano divenuti sempre meno impercettibili, fino a che successe qualcosa che non avevo potuto ignorare. In quel momento della mia vita mi fu mostrato quello specchio, in quel momento avevo davanti a me il secondo mistero dei rapporti umani, ciò che giudichiamo nel momento presente. A proposito dell'uomo, che si era offerto di organizzare i miei seminari, l'attimo in cui ci eravamo conosciuti a casa di un comune amico in California del Nord, era successo qualcosa di interessante. Non ci eravamo ancora incontrati di persona. Avevamo solo parlato per telefono e appena lo vidi gli posi una domanda, che faccio raramente: qual è la sua data di nascita? Rispose 28 giugno 1954. Ed io ne fui molto stupito perché era anche la mia. Lo stesso giorno, mese e anno. Anch'io, come tutti quelli del segno del cancro, vivo in un mondo fatto di sentimenti, sono un doppio segno del cancro e questo significa il doppio di sentimenti, inoltre ho 5 o 6 pianeti nella dodicesima casa, tutti nel segno del cancro, quindi il mio mondo è un mondo di sentimenti. Il mio sentiero di vita è stato quello di conciliare il sentimento con il mondo accademico e scientifico attraverso il lavoro nelle imprese e nelle università. Ho guardato in faccia quell'uomo e gli ho detto che, sicuramente anche lui, aveva avuto le stesse esperienze. Un altro uomo del cancro. Che fantastica persona con cui entrare in affari. Lui allora mi guardò direttamente negli occhi e mi disse qualcosa di cui non tenni conto perché stavo usando la logica. Ah, io sono il suo gemello negativo, mi rispose. Io non ascoltati, perché la logica mi diceva sta solo scherzando, però provavo una strana sensazione qui, anche con l'uomo che si trasferì nella mia proprietà per prendersene cura in cambio di ospitalità provai una certa sensazione ma non ci feci attenzione, perché la mia logica diceva non lo conosci nemmeno, perché lo giudichi? Anche nel rapporto amoroso provai una certa sensazione e la mia logica mi disse beh, quella sensazione ti viene dall'ultima volta in cui hai sofferto, quindi dai una possibilità a questo nuovo rapporto. La ragione per cui vi racconto queste storie è che in ciascuna di esse provai una sensazione immediata, e che ciascuna mi procurò più di una lezione, come ho detto anche ad altri che hanno trovato questi esempi molto stimolanti. Era una lezione di cui non mi importava in quel momento. Durante la settimana in cui io riconobbi il modello del giudizio e cioè che ciascuna di quelle persone era un maestro nel rispecchiarmi le cose, che giudicavo, ogni altro rapporto, che esisteva in virtù del giudizio critico, iniziò a scomparire dalla mia vita. È un effetto a catena. Ve lo dico perché so che funziona proprio così. Se vivete un certo modello in un'area della vostra vita, esso rispunta anche altrove una volta, che viene guarito ed appianato, anche in una sola area, guarisce dappertutto, simultaneamente, perché la nostra natura è oleografica. La consapevolezza funziona così, si riflette su moltissimi livelli diversi. Il rapporto con l'uomo che si era offerto di entrare in affari come non funzionò affatto, anche se io sentivo di avergli dato ampie opportunità. In effetti però funzionò bene perché mi offrì uno specchio, anche se non sapevo cosa mi stava mostrando. Quindi un bel giorno chiamai quell'uomo al telefono e gli dissi non intendo più lavorare con te. La conversazione in realtà fu un po' più elaborata, ma non voglio dilungarmi troppo. Riagganciai il ricevitore e nel farlo mi resi conto di aver appena disdetto tutti i miei programmi, tutte le mie fonti di reddito e per i 6 mesi successivi. Era un sabato pomeriggio e passai tutto il resto del giorno e la domenica a riflettere sul da farsi. La domenica sera trovai sulla segreteria telefonica il messaggio di una donna, che non conoscevo, che aveva sentito parlare dei miei seminari da amici comuni, e che mi chiedeva di richiamarla. Mi disse che era interessata a sponsorizzarmi e a creare programmi per me in tutto il paese se accettavo di collaborare con lei. La prima cosa che le chiesi fu qual è la sua data di nascita. Lei disse 28 giugno 1954. È una storia vera. La mia prima reazione fu di chiudere la comunicazione ma non riuscii a farlo e le raccontai tutta la storia. Lei mi chiese se intendevo dare una possibilità alla sua proposta. Questa volta feci attenzione a cosa sentivo e c'era qualcosa di diverso, perciò dissi di sì. Oggi quella donna è coordinatrice di seminari, svolge laboratori per conto suo ed ha scritto molti libri. Si chiama Joan Carroll Cornack, se la conoscete.
Io non ho permesso al primo rapporto di inquinare il secondo perché sono riuscito ad aver fiducia in ciò che sentivo e a capire il significato della sensazione che provavo e si è realizzato fra noi un rapporto molto forte. Ed è stato attraverso quella persona che ho incontrato Melissa. Riassumendo, è interessante come funzionano queste cose. Attraverso il secondo specchio del giudizio critico, mi è stato mostrato quali erano le mie più grosse cariche. Non tanto cosa io ero, quanto ciò che io giudicavo nel momento presente, ed ho imparato una grande lezione sul discernimento e sulla fiducia. È stata una lezione relativamente poco gravosa in paragone di ciò che è venuto immediatamente dopo, perché ho cominciato ad avere a che fare con creditori, contratti eccetera. E attraverso il mio potere di discernimento, ho evitato seri problemi potenziali. Quindi vi invito a passare in rivista le vostre vite, le persone che vi sono più care, perché sono quelle che fanno da calamita, siano esse relazioni amorose oppure rapporti di famiglia. Questi ultimi non ci è dato di sceglierceli. Osservate le caratteristiche che le persone usano nel premere i vostri bottoni e chiedetevi: mi stanno mostrando me stesso nel momento? Se la risposta onesta è no, allora chiedetevi questo: mi stanno mostrando ciò che io giudico nel momento? La risposta potrebbe sorprendervi. Comprendere la tecnologia interiore delle emozioni parte 2, il terzo e il quarto specchio e seno. Il terzo specchio e seno dei rapporti umani è uno degli specchi più facili da riconoscere, perché lo percepiamo ogni volta che ci troviamo alla presenza di un'altra persona, quando la guardiamo negli occhi, e in quel momento accade qualcosa di magico. Alla presenza di questa persona, che forse non conosciamo nemmeno, sentiamo come una scossa elettrica, forse anche la pelle d'oca sulla nuca o sulle braccia. Che cosa è appena successo, in quell'attimo? Attraverso la saggezza del terzo specchio ci viene chiesto di ammettere la possibilità che, nella nostra innocenza, noi rinunciamo a delle grosse parti di noi stessi, per poter sopravvivere alle esperienze della vita. Possono venir perse, senza che noi ce ne rendiamo conto, o forse le perdiamo consapevolmente o ancora ci vengono portate via da coloro che hanno un potere su di noi. Talvolta quando ci troviamo in presenza di un individuo, che incarna proprio le cose che abbiamo perduto e che stiamo cercando, per poter ritrovare la nostra interezza, i nostri corpi esprimono una risposta fisiologica per mezzo della quale realizziamo di nutrire un'attrazione magnetica verso quella persona. Se vi trovate in presenza di qualcuno e, per qualche motivo inspiegabile, sentite l'esigenza di passare del tempo con quella persona, ponetevi una domanda: che cosa questa persona, che io ho perduto, ho ceduto, o mi è stato portato via? La risposta potrebbe sorprendervi molto, perché in realtà riconoscerete questa sensazione di familiarità, quasi verso chiunque incontriate. Cioè vedrete delle parti di voi stessi in tutti. Questo è il terzo mistero dei rapporti umani. Il quarto specchio e seno dei rapporti umani è una qualità un po' diversa. Spesso nel corso degli anni ci accade di adottare dei modelli di comportamento, che poi diventano tanto importanti da farci riorganizzare il resto della nostra vita per accoglierli. Sovente tali comportamenti sono compulsivi, creano dipendenza. Il quarto mistero dei rapporti umani ci permette di osservare noi stessi in uno stato di dipendenza e compulsione. Attraverso la dipendenza e la compulsione, noi rinunciamo lentamente proprio alle cose a cui teniamo di più. Cioè mentre le cediamo, poco a poco vediamo noi stessi lasciare le cose che più amiamo. Ad esempio, quando parliamo di dipendenza e compulsione, molte persone pensano all'alcol e alla nicotina, che sono certamente capaci di creare tali stati. Ma ci sono altri modelli di comportamento più sottili, come l'esercizio di controllo in ambiente aziendale o in famiglia, o come la dipendenza dal sesso, dal possedere o generare denaro e abbondanza. Anche questi sono esempi di compulsione e dipendenza. Quando una persona incarna un simile modello di comportamento, può star certa che il modello, che pure è bello di per sé, si è creato lentamente nel tempo. Poco a poco, noi rinunciamo alle cose che ci sono più care. Se riorganizziamo le nostre vite per far posto al modello dell'alcolismo o all'abuso di sostanze, forse stiamo rinunciando a porzioni della nostra vita rappresentate dalle persone che amiamo, dalla famiglia, dal lavoro, dalla nostra stessa sopravvivenza.
Il tratto positivo di questo modello è che può essere riconosciuto ad ogni stadio, senza bisogno di arrivare agli estremi perdendo tutto. Possiamo riconoscerlo, guarirlo, e ritrovare la nostra interezza ad ogni stadio. Nel 1992, stavo svolgendo una serie di seminari molto simili a questo, a M, una cittadina vicina, sapete dove si trova? Era in un bellissimo posto chiamato che, a quell'epoca, era una pensione ed un centro per ritiri spirituali. Avevamo affittato l'intera struttura, incluso la grande sala al pian terreno, dove ogni sera guardavamo i nostri video. Una sera stavamo guardando uno stupefacente video con Richard Holden, che presentava una conferenza alle Nazioni Unite durante una sessione speciale di argomento archeologico incentrato su ciò che, secondo lui, era stato trovato su Marte nel 1976 dal progetto della sonda Viking. Era buio, la porta si aprì ed entrarono due persone, che chiesero una stanza e, naturalmente, la pensione era tutta occupata da noi. Videro ciò che stavamo guardando e lo trovarono molto interessante, perciò chiesero di restare con noi ed io acconsentì. Alla fine della proiezione, quando si riaccesero le luci, guardai le due nuove arrivate, che erano due viaggiatrici e notai che stranamente una di loro aveva un aspetto molto familiare. Non l'avevo mai incontrata prima e tuttavia sentivo un senso di familiarità. Vi è mai successa la stessa cosa, magari in un aeroporto, in una stazione, in un centro acquisti? Anche le drogherie sono ottimi posti, perché lì nessuno ci pensa né aspettative di sorta. All'improvviso, anche se non stai cercando di incontrare gente o di procurarti qualcosa consciamente, qualcuno viene verso di te e tu percepisci questa persona, che ti passa davanti e dici santo cielo, che cosa è stato? Forse i nostri occhi si incontrano e per una frazione di secondo avviene una piccola magia, scocca una scintilla di riconoscimento reciproco. Nella nostra società questo comportamento non è bene accetto, perciò spesso troviamo il modo di distaccarcene. Se siamo per strada faremo qualcosa come mandare indietro i capelli, o come fissare una gomma da masticare appiccicata sul selciato o qualunque altra cosa, che interrompa quel contatto. Che cosa succede in quel momento? Cosa succede quando guardate così qualcuno e sentite quel senso di familiarità? Ad un certo punto della mia vita ho lavorato con un gruppo di ingegneri e uno di loro provava sensazioni simili molte volte a giorno, di regola gli accadeva con le donne. Ad esempio usciva dall'ufficio per pranzo oppure per riscuotere lo stipendio in banca o per fare qualche commissione il venerdì pomeriggio. Poi tornava, si sedeva immobile alla scrivania. Allora io gli chiedevo se c'era qualcosa che non andava e lui mi rispondeva: non riesco a lavorare, mi sono innamorato durante la pausa pranzo. Il mio collega si innamorava varie volte al giorno. Questo gli rendeva la vita un inferno. Questo è il modo in cui gli specchi si presentano a noi e questa è la ragione per cui vi racconto delle storie vere. Gli succedeva così spesso che noi colleghi avevamo perfino dato un nome a quell'effetto, lo chiamavamo effetto schiaffo. Lui usciva per pranzare e poi tornava e diceva: sono stato schiaffeggiato 5 volte. Voleva dire che si era innamorato 5 volte. Riprendevamo il lavoro e intanto lui faceva cose diverse, come chiamare la banca dove aveva incassato l'assegno per chiedere chi era la terza impiegata da sinistra, poi le telefonava e la invitava a prendere un caffè. Lei rispondeva di sì e mentre prendevano il caffè, lui osservava la cameriera e sentiva che se ne stava innamorando. Succedeva continuamente ed era un vero problema per lui perché aveva una moglie e 2 bei bambini a cui voleva molto bene. Quello che vi ho narrato era un caso estremo, ma ve l'ho mostrato come esempio perché è molto appropriato. Cosa succede nel momento in cui proviamo quella sensazione? Ebbene, sto per raccontarvi ciò che è accaduto a me quella famosa sera. Le luci si accesero, le donne erano lì sedute e quando guardai negli occhi una di loro ebbi la sensazione che accadesse qualcosa di magico. Lei ed io continuavamo a parlare anche dopo che tutti erano andati a dormire. Allora le chiesi se le andava di fare una passeggiata e lei acconsentì. La cittadina era così piccola che per attraversarla bastava 1 minuto. C'erano un museo, un ufficio postale, una gelateria e si era visto tutto.
La donna ed io abbiamo percorso quel tragitto molte volte quella sera e poi alla fine ci siamo augurati la buonanotte, senza che io le avessi chiesto come si chiamava, perché pensavo che la cosa sarebbe finita lì. Durante quello stesso viaggio incontrai un personaggio, che sarebbe diventato un mio grande amico. Inizio a raccontarvi questa altra storia adesso e la finirò prima di aver completato la lezione sulla scienza della compassione. Qualche tempo prima che arrivassimo a una gatta aveva dato alla luce dei gattini nel sottoscala, per la prima volta e siccome non aveva saputo prendersi cura di loro tutti avevano creduto che la nidiata non fosse sopravvissuta. A un certo punto però la gatta arrivò portando in bocca un sacchettino di ossa e pelo, che respirava ancora nonostante non avesse mangiato nulla da quando era nato. I proprietari dell'albergo pensarono a tutto questo è molto speciale. Questo gattino ha una tale volontà di vivere che lo chiameremo Merlino. Merlino era un bellissimo gatto nero e la sera in cui arrivai all'albergo venne a miagolare davanti alla mia porta. Io aprii e lui entrò e da quel momento non ci separammo più per tutta la settimana in cui mi trattenni lì. Il micio riacquistava le forze mentre dormivamo e mangiavamo insieme nella mia stanza. Stava in piedi sul lavandino. Mi guardava mentre mi facevo la barba, saliva sul bordo della vasca da bagno quando mi facevo la doccia e acchiappava con i baffi le gocce d'acqua che rimbalzavano su di lui. Diventammo grandi amici. Alla fine del seminario sarei dovuto rientrare nel Nuovo Messico e mi fu chiesto se volevo portare Merlino con me. Naturalmente accettai. Il mattino in cui dovevo partire mi ero recato a comprare le cose di cui c'è bisogno quando si viaggia con un animale e un guinzaglio perché il gatto c'era abituato, una scodella per l'acqua, una cassettina e tutto il resto. Mentre guidavo mi fermai ad un semaforo, alzai lo sguardo e all'angolo vidi proprio la donna, che avevo conosciuto la sera prima. Lo vedete, questa storia alla fine ha la sua coerenza. Lei mi vide e venne verso la mia macchina per salutarmi, intanto il semaforo era diventato verde e la gente aveva cominciato a suonare il clacson. Allora le chiesi se aveva già pranzato e lei mi disse di no, quindi la invitai a salire in macchina. Andammo a comprare le ultime cose per il gatto e poi ci recammo in un delizioso piccolo caffè quasi fuori città dove ci sedemmo a parlare. E parlammo, restammo lì tutta la mattina. La gente, che era venuta a far colazione se ne andò e il caffè diventò molto tranquillo, poi arrivarono i clienti dell'ora di pranzo, poi anche loro se ne andarono e ci fu di nuovo molta quiete. La donna doveva ripartire per la costa orientale ed io per il Nuovo Messico. Alla fine ci dicemmo beh, visto che dobbiamo partire sarà meglio muoverci. Lei mi accompagnò alla macchina, le diedi un bacio d'addio sulla guancia e ancora oggi non so quale sia il suo nome. Mentre la guardavo allontanarsi mi successe questo, sentii una grande tristezza dentro di me perché iniziavo già a sentire la sua mancanza. La osservai partire a bordo della sua auto e vidi le luci posteriori sparire lungo la strada. 10 anni fa se mi fosse successa una cosa simile avrei detto che mi ero innamorato e avrei fatto qualcosa di molto romantico, come saltare in macchina per inseguirla, fermarla sull'autostrada e dirle cosa provavo per lei. Sapevo che mi stava succedendo qualcosa ma sapevo anche che non si trattava di questo. Rimasi seduto in macchina e all'improvviso cominciarono a scendermi sul viso delle grosse lacrime. Ricordo di aver pensato santo cielo, questa deve essere una lezione veramente potente. Prima c'era stata quella sensazione di familiarità, ora c'era tristezza perché la donna stava partendo. Mi limitai a chiudere gli occhi ed a pormi una domanda come faccio spesso, dicendo padre chiedo che mi venga data la saggezza necessaria per comprendere la sensazione, che prova il mio corpo. Quando si fa una domanda come quella di solito ci si aspetta una risposta, invece io ottenni un'altra domanda, mi stavano facendo lavorare. La domanda era semplice. Che cosa questa donna, che ti manca? Io non avevo pensato al cosa sapevo solo, che mi mancava. Cominciai a riflettere su tutto ciò di cui avevamo parlato e ciò che avevamo condiviso la sera prima e al caffè e capii che quello che mi mancava veramente era la sua innocenza, la sua capacità di stupirsi delle cose. Era qualcosa di molto importante per me in quel momento della mia vita, perché ero passato attraverso il mondo accademico, il viaggio sacro nell'accademia e avevo trascorso molto tempo nel mondo aziendale.
Tutto questo ha un costo, lo sapete anche voi. Cioè nel ricordare e nello sviluppare la conoscenza noi perdiamo l'innocenza. Io me ne ero reso ben conto. Ad esempio avevo svolto gli studi in Colorado, non lontano da qui, verso nord. E se avete mai guidato in direzione ovest lungo la statale 70 venendo da Denver, avrete visto anche voi uno dei più fantastici spettacoli che la natura possa offrire. C'è un punto dove la strada taglia il fianco della montagna e tutti gli strati fatti inclinare da forze geologiche ad un angolo come questo, hanno i colori più belli che possiate immaginare. Dal nero più profondo al grigio, al verde oliva, al viola, al rosa, all'arancione, al bianco e poi da capo su tutta la gamma. Prima di diventare un geologo osservavo le rocce e mi dicevo guarda che meravigliosi colori. Dopo esserlo diventato invece pensavo guarda quei magnifici angoli di inclinazione e l'accavallamento delle faglie. Perché avevo perso un certo livello di innocenza. Così quando capii che cosa mi mancava di quella donna, seppi che non me ne ero innamorato e che lei in poche ore era stata capace di reggere davanti a me lo specchio di una grande parte di me stesso, che avevo perduto per ottenere ciò che mi ero prefisso di avere nella mia vita, credo che l'abbiamo fatto tutti in una certa misura. Tutti abbiamo ceduto consciamente delle grosse parti di noi stessi oppure le abbiamo perse senza neanche accorgercene, o ci sono state portate via da coloro che hanno avuto potere su di noi. E tutto questo l'abbiamo fatto per sopravvivere. Forse oggi più che mai in questa fase dell'umanità e della storia geologica, noi chiediamo a noi stessi di riportare a casa quelle parti di ognuno di noi per poterci conoscere nella nostra interezza e per avere l'esperienza di vita che scegliamo. Quella fu un'esperienza fantastica per me. Sapevo che quella donna mi aveva mostrato il terzo specchio e seno dei rapporti umani, quello che abbiamo perso, ceduto o che ci è stato portato via. La verità di questa esperienza è che se siamo veramente sinceri gli uni con gli altri, veri gli uni con gli altri, possiamo vedere e sentire una porzione di noi stessi, semplicemente guardando negli occhi quasi tutte le persone che incontriamo. Possiamo cioè provare la sensazione del riconoscimento, della familiarità. Vi invito a percepire in voi questa sensazione. Fatelo in luogo pubblico, non importa se è in una stazione, in un aeroporto, o dal fruttivendolo, perché la gente in quei luoghi non si aspetta quel tipo di esperienza. Quando qualcuno entra nel vostro campo di consapevolezza e sentite quella sensazione, iniziate una conversazione su qualunque argomento, se vi succede come spesso accade, nella sezione della frutta, parlate di frutta e dite HMM. Che buon profumo! Che bell'uva! Che belle banane! Non importa che cosa dite. Iniziate una conversazione e, mentre i vostri interlocutori parlano, ponetevi mentalmente questa domanda: cosa vedo in questa persona, che io ho perso, ho ceduto o che mi è stato preso? La risposta vi sorprenderà, ve l'assicuro. Quando organizziamo questi seminari non sappiamo né chi parteciperà, né come andranno le cose. Di solito le persone si iscrivono, poi rinunciano, fanno cambiamenti o rimandano eccetera. Alcuni anni fa ho condotto, nel sud-ovest del paese, un seminario composto da 40 uomini, tutti uomini, che diede ottimi risultati. Alcuni dei partecipanti erano dei cowboys, dei ragazzi, che non si sarebbero tolti il cappello e gli stivali per nessun motivo al mondo. Mi dissero: posso abbracciare un uomo in questa stanza, ma non lo farò mai là fuori. Per loro fu molto importante ricevere questa piccola informazione sul quarto specchio, perché erano tutti sposati, volevano bene alle loro mogli ed erano tutti continuamente attratti da altre donne al lavoro, o in ufficio e non capivano il perché. Questo è uno specchio potente che si applica anche al mondo aziendale ed io l'ho fatto. Ero manager nel settore delle telecomunicazioni, dirigevo due dipartimenti separati e collegati dove c'erano degli impiegati che credevano di essere innamorati gli uni degli altri. Di per sé non era un problema, anche se causava grossi sprechi di tempo, pause pranzo molto lunghe, un sacco di gomme forate, molti bambini ammalati, nonni deceduti. Io sospettavo che si trattasse proprio di questo. È da notare che il valore di questi principi sta nel fatto che li possiamo applicare nella vita di ogni giorno. Infatti invitai due degli impiegati, entrambi felicemente sposati, nella stanza delle riunioni e in tutto rispetto della loro privacy, chiesi loro di guardarsi negli occhi e di condividere che cosa era che li attraeva.
diedi quasi un respiro di sollievo, quando i due si resero conto che in realtà non erano innamorati, che non dovevano rischiare di rinunciare alle loro beneamate famiglie, e che in realtà ciascuno vedeva nell'altro delle ampie parti di sé, che aveva perso. Che specchio potente! Un altro esempio: nel 1998, quando lavoravo per il programma Star Assault di Denver, alcuni alti ufficiali del Pentagono ci fecero visita per revisionare il programma. Ciascun dipartimento designò un delegato ed io, non so come, finii per essere scelto. Dopo la riunione ebbi l'opportunità di incontrare personalmente alcuni degli ufficiali e di partecipare ad una conversazione, proprio prima di cena, durante la quale una persona del gruppo si rivolse ad un membro dell'equipe, che aveva raggiunto il rango di corporate americana, e che rientrava tra i capi del personale. La domanda era: come ha fatto a raggiungere questa posizione? Cosa è dovuto succedere nella sua vita affinché lei arrivasse a ricoprire un posto di potere e di controllo così prestigioso? L'uomo rispose, molto consapevolmente, guardandoci tutti negli occhi e dicendo: per arrivare dove sono oggi, ogni volta che sono salito di un gradino ho dovuto rinunciare ad una parte di me stesso. Poi aggiunse: ben presto capii che avevo rinunciato a tutto ciò che mi era caro, i miei amici, la mia famiglia, mia moglie ed io siamo divorziati, i miei figli ed io non ci parliamo nemmeno più. Per me valeva la pena farlo perché lo scopo della mia vita era di esercitare questo potere e controllo. Quindi l'uomo ne era consapevole ed io mi stupì della sua sincerità. So che noi tendiamo a far compromessi, cedendo in cambio parti di noi stessi per riuscire a sopravvivere. Quindi, quando vi scoprite fortemente, magneticamente attratti, verso altre persone, forse senza riuscire a dare un senso a ciò, forse anche quando siete attratti da una persona dello stesso sesso e cercate di etichettare quell'esperienza, come è capitato a molti miei clienti in anni recenti, a quel punto potreste pensare: sono una donna e mi piace stare accanto agli uomini, o viceversa, sono un uomo e mi piace stare accanto alle donne. Pensate a come è strano. Siamo essenzialmente delle anime asessuate, non siamo né maschi né femmine, finché non entriamo nel corpo fisico, poi, arrivando nel mondo della polarità, dobbiamo scegliere un genere o l'altro e nello scegliere, rinunciamo automaticamente a quello che abbiamo escluso. Siccome io sono un maschio. Sono arrivato in questo mondo scegliendo di polarizzarmi in un corpo maschile, nonostante la mia anima sia asessuata, cioè maschile e femminile insieme, quindi ho messo la mia parte femminile in secondo piano. Le donne invece mettono in secondo piano la loro parte maschile. Ecco perché può accadere di sentirsi inspiegabilmente attratti verso qualcuno che ha una polarità opposta alla nostra. Alcuni mesi fa ho svolto un seminario dove alcuni mi hanno chiesto cosa significa quando si è attratti dalla stessa polarità. Io credo che lo specchio funzioni. È uno specchio potente che non ha bisogno di etichette. È solo uno specchio. Ecco l'esempio di un caso su cui ho lavorato. Cosa succede se siete un maschio spiritualmente asessuato, ma che, scegliendo di diventare un maschio in questo mondo, ha fatto in partenza una rinuncia della femminilità, al 50% dell'esperienza? Cosa succede se all'inizio della vostra vita di maschio vivete delle situazioni in cui vi viene sottratta la vostra mascolinità? Nel caso in questione si trattava di abuso. Hai rinunciato al tuo femminile per essere qui, e una volta che sei qui, ti viene portato via il tuo maschile. Cosa ti resta? Niente. Allora che cosa fai? Cerchi di rinforzare ciò con cui ti identifichi meglio in quel momento della tua vita. Se sei venuto al mondo come maschio e ti è stata portata via la mascolinità, cercherai di rinforzare la condizione maschile, che ti è vicina nel tempo, e forse cercherai la compagnia di un maschio, come accadeva all'uomo di questa storia, che si sentiva confuso e non sapeva spiegarsi perché lo faceva. Quando cominciò a capire il funzionamento dello specchio, il perché gli divenne estremamente chiaro e dopo alcuni mesi non aveva più quell'orientamento. Se l'avesse avuto sarebbe andato bene lo stesso perché, finché non ci mettiamo sopra delle etichette, stiamo semplicemente parlando di modelli di energia. Non è interessante come funziona? Cerchiamo di rafforzare ciò che abbiamo perso o ceduto o che ci è stato portato via.
vi invito a porre attenzione alla vostra vita e al tipo di persone verso cui vi sentite fortemente attratti e a chiedervi che cosa possiedono di voi che è stato perso o ceduto o preso. Pensiamo ai rapporti amorosi. Quante volte avete sentito parlare di coppie che si formano a causa di questa carica e poi la carica scompare e i due si rendono conto di non essere più innamorati? Fine lato A cassetta 2 e inizio lato B cassetta 2. In realtà forse il loro amore li ha serviti così bene, cioè sono riusciti a tal punto a guarire in se stessi ciò che hanno visto nell'altro, che non sentono nessuna carica e cominciano ad incarnare l'interezza. Da quel momento in poi entrambi possono scegliere di continuare il rapporto sulla base di principi completamente diversi, basati sul fatto che ciascuno semplicemente riesce a godere della compagnia dell'altro. Il 5 specchio e se no. Nella mia opinione questo modello di rapporti umani, il 5 specchio e se no, è forse il più potente in assoluto, perché credo ci permetta di vedere meglio e più profondamente degli altri la ragione per cui abbiamo vissuto la nostra vita in un dato modo. Esso rappresenta lo specchio che ci mostra i nostri genitori nel corso della nostra interazione con loro. Attraverso questo specchio ci viene chiesto di ammettere la possibilità che le azioni dei nostri genitori verso di noi riflettano le nostre credenze e aspettative nei confronti di quello che potrebbe configurarsi come il più sacro rapporto che ci sia dato di conoscere sulla terra, e cioè il rapporto fra noi e la nostra madre e il nostro padre celeste, vale a dire con l'aspetto maschile e femminile del nostro creatore. In qualunque modo lo concepiamo, è attraverso il rapporto con i nostri genitori che essi ci mostrano le nostre aspettative e credenze verso il rapporto divino. Per esempio, se ci troviamo a vivere un rapporto con genitori da cui ci sentiamo continuamente giudicati o per i quali anche fare del nostro meglio non è mai abbastanza, è altamente probabile che quel rapporto rifletta la seguente verità: siamo noi che crediamo, dentro di noi, di non essere all'altezza, e che forse non abbiamo realizzato quello che ci si aspettava da noi attraverso la nostra percezione di noi stessi fino al Creatore. Questo è uno specchio potente e molto impalpabile, che, forse più di altri, ci può svelare perché abbiamo vissuto le nostre vite in un determinato modo. In precedenza vi ho invitati a trovare, a condividere le caratteristiche delle persone principali che si sono prese cura di voi nell'infanzia. Per infanzia intendo il periodo fino alla pubertà. Vi ho chiesto quali erano le loro caratteristiche positive e negative. Ora, passando alla riga successiva del foglio, vi chiedo di identificare con parole singole o con brevi frasi le caratteristiche positive e negative di quelle persone come le percepite oggi. Dopo tutto il lavoro che avete svolto su di voi e la guarigione che ne è scaturita e dopo che molti altri eventi hanno avuto luogo nella vostra vita. Se quelle persone non sono più con voi, dite come le avete percepite l'ultima volta o come le vedete ora, dopo aver avuto l'opportunità di esaminare e ridefinire il significato che quei rapporti hanno per voi. Prendetevi alcuni minuti e scrivetevi sia i lati positivi che quelli negativi, perché li utilizzeremo entrambi. Musica, diamo uno sguardo a ciò che avete scritto nella misura in cui vi sentite a vostro agio nel farlo. Quali sono le caratteristiche positive di quelle persone? Maschi e femmine, secondo come le percepite nel presente? Vulnerabile, più affettuoso, forza, inventivo e come creativo, gioventù, ho questa caratteristica mi piace, oggi è il compleanno di mia madre e glielo ho appena detto questa mattina quando l'ho chiamata. Le ho chiesto ti senti diversa? Lei mi ha risposto di no, allora le ho detto e fai bene, non c'è ragione di sentirsi diversi. Mia madre sta per iniziare una nuova fase della sua vita, un viaggio nel Nuovo Messico e forse un nuovo amore. Bellissimo, bisognoso, in che cosa vedi la positività? Quindi significa più aperto, apertura. Va bene. Quali sono i lati negativi? Ce ne sono? Critico, rigido, quindi non c'è differenza rispetto a quanto hai detto prima, rispetto a come lo vedevi nell'infanzia, non è vero? Sì, queste qualità si possono vedere sotto vari aspetti. C'è veramente una grande quantità di informazione in questi dati incompreso, va bene, questi esempi possono bastare. Lo specchio di cui sto per parlarvi ha avuto un impatto incredibile nella mia vita. Un impatto ricco di implicazioni. Condividerò con voi una frase
che poi studieremo da moltissime angolature, discutendo questo specchio in dettagli, perché la frase è molto ricca di significati. Prima però vi faccio notare che esistono ben pochi assoluti, che ci sono sempre delle eccezioni, e che l'argomento che stiamo per affrontare va visto come una ricerca di modelli generali. Se, mentre vi parlo, sentite una voce interiore che dice non è assolutamente così, è possibile che abbiate appena contato un'informazione molto potente nella vostra storia personale, e che vi venga chiesto ora di decidere se questo è il momento opportuno per prenderne coscienza. Se la risposta è sì, vuol dire che avete gli strumenti per farlo, se no, voi avete sentito quali sono questi strumenti. Quindi, se mentre vi parlo provate un'emozione, oppure se la vostra temperatura corporea sale un po', o se il battito del vostro cuore aumenta, o se sentite un formicolio alle dita è un po' come quando si è innamorati, forse vi sta succedendo ciò che vi ho appena preannunciato. Una risposta di questo tipo si realizza solo quando vi viene mostrato qualcosa di così profondo che in passato avete scelto di allontanarvene. Quindi la cosa da tener presente riguardo questo specchio è la seguente: a prescindere dalle caratteristiche che avete condiviso, pur senza giudicare, senza pensare al giusto e allo sbagliato, visto che stiamo lavorando sullo specchio della polarità, che presenta solo segni positivi o negativi, c'è una buona probabilità che le parole che avete usato per descrivere i vostri genitori come li vedete oggi, da adulti, abbiano pochissimo a che fare con le persone di questa terra, che voi chiamate mamma e papà. È molto probabile che le parole che avete usato per descrivere i vostri genitori terrestri vi servano a descrivere uno specchio che i vostri genitori hanno retto impeccabilmente dinanzi a voi, per darvi una visione del rapporto più sacro che è dato conoscere sulla terra. È anche molto probabile che il modo in cui avete percepito i vostri genitori sulla terra rappresenti lo specchio delle vostre aspettative verso il rapporto che intrattenete con la madre e il padre celesti. Lo ripeto, c'è una buona probabilità che il modo in cui vedete o come descrivete i vostri genitori, le parole che usate, siano quelle che descrivono le aspettative che avete sul rapporto con la vostra madre e il vostro padre divino. L'argomento può essere inquadrato da molte angolazioni. E lo faremo dettagliatamente fra poco per mezzo di un piccolo esercizio. Vi chiedo: è possibile che i vostri genitori, nell'invitarvi inconsciamente o consciamente in questo mondo, si siano assunti una responsabilità sottintesa di cui la nostra cultura si è dimenticata?